10 secondi all'appello. Chi arriva tardi verrà messo a rapporto. Inizia il conto alla rovescia. 8, 7, 6. Tutto bene, ragazzi? Ciao! Usiamo tutta l'efficienza! Ciao, socio. Vuoi un passaggio? Aitawa! Eccolo. Hawks! In avvicinamento, signore. Non avrai già finito il lavoro che ti ho assegnato, Hawks! Sì, signore. Sono stata alzata tutta la notte per finirlo, così oggi potrò andare di pattuglia. Sono io che assegno i compiti, Hawks! Allora, gente... C'è uno scippatore che ci crea dei problemi al parco. Bisogna che qualcuno gli tolga il vizio. Io gli tolgo il vizio, lo acciuffo io. Seth, andrai tu con... Scippatori? Io odio quella gentaglia. Già, e quelli che rubano i lecca-lecca sono i peggiori. Tagliato fuori un'altra volta. Questa volta è chiuso! Urra Perus! Urra Perus! Urra Perus! Urra Perus! Hawks! Archivia queste pratiche e poi sbriga la corrispondenza! E voi alzate il fondo schiena e al lavoro! Arrivederci, Hawks, ci vediamo! Dove ci chiama? È evidente che non hanno bisogno di me. Quanto darei perché fosse il contrario? Ehi, ma qui c'è un'intera città che mi desidera. Si ricerca un nuovo sceriffo. Manderò la mia domanda e staremo a vedere cosa succede. Oh, ma è bellissimo, ragazzi. Un pensierino per dirti arrivederci. Diciamo addio. Che ne dite del mio nuovo look? Sei uno schianto! Userei un altro tono di rossetto, ma per il resto sei perfetta. Mi mancherai, biondina. Se hai bisogno, fai un fischio. Non preoccuparti, Moses. Saprò badare a me stessa. Ormai sono grande, non ti pare? Ecco, sta arrivando! La corriera è in orario. Boh, andiamo a vedere che tipo è. Chissà quanto resisterà. Come hai detto che si chiama? Ah, speriamo che sia la volta buona. Urrà! 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 Lei non sarà El Ux, mi auguro. In carne, ciccia e ossa. Come sta? Io sono il nuovo sceriffo. E io sono quello uscente. È tutta sua. Io me ne vado. E in fretta. Così tu sei il nuovo sceriffo. Mi presento subito allora. Sono Sidney McClick e questa città è mia. Snake, Maggot e Annie Oily, miei amici. Molto lieta di conoscervi. Io sono lo sceriffo Laven Ux. Oh, a me sembri piuttosto Cappuccetto Rosso. Attenta, piccola, il mondo è pieno di lupi. Forse sarà meglio farle capire chi è la legge da queste parti, capo. Già, e non c'è niente di più convincente di una piccola dimostrazione. Via, signori, tornate indietro. Questa città è grande abbastanza per tutti quanti. Perché? Non siete d'accordo? Cosa vuoi che ne facciamo di lei, capo? Conosci la routine, Maggot. Quando domani svaligeremo quel vagone postale, non voglio nessun sceriffo tra i piedi. È presto fatto. Via! Accetto un consiglio, sceriffo. Se sei furba, non farti più vedere. Buon viaggio, cioccolatino. No! Pronto, e lei, professore?
professore? Ehi, professore, mi serve un po' di collante per il bazooka. Serviti da solo, Aitawa. Lo trovi su quello scaffale. Hai inventato un nuovo giochino? Giochino? No, davvero, è il mio mitra meteorologico. Azionando questo congegno, spara il meglio di madre natura. Uffa, ci è mancato proprio un pelo, eh? È una gran bella arma, ne andrà matto, Tac. Ecco, a dir la verità, è per lo sceriffo Hooks. Anzi, le ho promesso che l'avrei spedito subito. Mi ha accennato al treno di mezzogiorno. Sapevo che il professore non mi avrebbe delusa. Ciclone infuriato. Attenzione, materiale sotto pressione. Tuoni e fulmini. Wow, li fermerò in un battibaleno. Tenetevi pronti, ci siamo. Se ti muovi sei fritto, oh? Click! Dove hai trovato quel cannone? In qualche merendina. Non è un giocattolo. È il mitra meteorologico del professore. Innalzo le mani, posiziono su vento e vi faccio volare via. Ma sentite quante sciocchezze. Prendetela. Muoverti, McClick, o ti scateno addosso un bell'uragano! Nessun sceriffo in gonnella può battere Sadie, McClick! Ah, te la sei voluta! Oh, ma forse non avrei dovuto lavarlo col sapone da boccato. Oh, e adesso per di più sei anche inceppato! Già, buono a far solo bolle di sapone, intanto questo aggeggio lo prendo io! Legatela ai binari, ragazzi! Se quei tipi vogliono spaventarmi. Ci stanno riuscendo benissimo. Ferma! Sapevo che non c'era motivo di preoccuparsi. E pare il modo di fermare il treno, signorina. Certo, se vuoi assaltarlo. Non potete farlo. Beh, tu certo non me lo impedirai. Oio. Ok, ragazzi. Mai visto un carico così grosso, capo? Stavolta sì che siamo ricchi. E invece siete spacciati. Salve, gente. Niente male come sorpresa, eh? Non riesco a uscire. Sistemateli a dovere, si meritano una lezione! Agli ordini, sceriffo! Su le zampe, gaglioffi! Vi conviene. Non potete farcela contro quattro ex campioni di rodeo! Devo prenderla come una sfida? Caspita, ragazzi, che bello ritrovarsi di nuovo in sella! Allora, visto che ti piace così tanto, è tutta tua! Oh! Ha proprio un caratteraccio. Vi farò mangiare un po' di polvere. Ehi, colleghi, aspettatemi! Ma è stato così facile prendere a calci la legge, ma che cosa... Dipende dai punti di vista. E adesso stop! Che qualcuno mi faccia uscire di qui! Bene, ora smontate di sella e con le mani alzate! Mi sono perso qualcosa? Peliamocela e alla svelta! Salta, Annie! Comunque sono tanto felice che siate arrivati. Aitawa, tu resta di guardia. Ok, gente, diamo inizio ai festeggiamenti. Ma dove sono finiti tutti?
Bene, bene, bene. Cappuccetto Rosso si è portata dietro gli amichetti del bosco. Mi stavo aspettando. Ehi, gli effetti sonori li faccio io. Ok, ti dichiaro in arresto, McClick, per tentata rapina. Non è il caso di scaldarsi tanto, sceriffo. Ora ti raffreddo i bollenti spiriti. Perché con lui funziona? In questa città il tuo posto è nelle fogne, sceriffo! Quel tipo comincia a darmi sui nervi, sai? Se ti serve un altro bagnetto, sceriffo, torna quando vuoi. Oh, è tutta colpa mia se quei tipaci hanno l'invenzione del professore. Chissà cosa combineranno adesso. Non lasciarti abbattere, socia. Poteva succedere a chiunque. Però è successo a me. E poi ho cacciato anche voi in questo guaio. Ce ne tireremo fuori, con un piano geniale della mia mente geniale, e qui, nella mia testolina, da qualche parte. Forse qualcuno di noi dovrebbe cercare di recuperare il mitra del professore. Troppo pericoloso. Maoni ha ragione. Sarà meglio trovare una soluzione in fretta. Harris ci ha dato 24 ore, o, cito le sue parole, potete dire addio al distintivo. In un modo o nell'altro devo recuperare quell'arma. Soltanto così avrò di nuovo il coraggio di guardare in faccia i miei compagni. Chissà, magari l'è nascosta qui dentro. Questa sì è una bella idea, McClick. Prendere d'assalto i furgoni portavalori giù in città. Già, sarà come una volta quando attaccavamo le diligenze nel selvaggio West. Oh no! Allora non ci rimane che stabilire il luogo dell'imboscata, capo. Ho una mappa di Dallas nella scrivania. Che cosa è stato? Squid! 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 A me sembra un topolino. Ho un topo di fogna. Ah, il mondo è piccolo, vero? Perché non lasciamo decidere a Uxella e lo sceriffo? Se l'hai svignata! Zed, Swayzak, guardate nelle celle. Maoni, dobbiamo trovarla. Potrebbe commettere una pazzia. Ehi, guardate cosa abbiamo trovato! Ux! No, un sacco di indumenti in buono stato abbandonati qui da ex detenuti. Bene, ci travestiamo da cowboy. Ecco finalmente un lampo di genio. Salute a tutti, gentaglia! Fate largo alla banda Grizzly. Non mi pare di avervi mai visto bazzicare da queste parti. Mi presento, Maoni cane pazzo, non abbaio, io mordo. Qua la zampa, amico. Con grande piacere, buffone. E questi sono i miei ragazzi, Tagliagola Kelly. Ciao, pupa. E io sono Jones lo Svelto, la mano più veloce del West. Ho un piccolo conto in sospeso con lo sceriffo. L'avete vista per caso? Beh, perché mai dovrei dirtelo? Perché io sono il doro più duro di un duro. Allora battimi a braccio di ferro e ti spifferò dov'è. Ma tu sei poliziotto. Bravo, sette più. Belli da qui, da nessuno in confronto a me. Mettiamoci al riparo, gente. Fine del gioco, amico. Oh, si è spuntata la pistola. Avanti, ragazzi, era un trucco. Torcetemi un capello e ve ne pentirete. Volevate vedere lo sceriffo? Accomodatevi. Attento a quello che fai, Baro! Scommetto che i tuoi amici aspettano un segnale. Ma no, che sta dicendo? Questo coso è suscettibile e non può sopportare le bugie. Messaggio ricevuto. Ecco il segnale. Muoviamoci. Ux, stai bene? Sì, sta bene. Benvenuti alla festa, Sbirri. Yoo-hoo!
Non capisco cosa dici, Ux, ma tirerò a indovinare. Non voglio morire! Ci sarà pure il modo di spegnere una dannatissima Michaf! No, mentre voi ci pensate sopra, io esprimo il mio ultimo desiderio. Ha trovato il tiro a segno con lo sputo! Dai! Centrato! Bel tiro! Ora non ci rimane che tagliare la corda. Dobbiamo correre subito a Dallas. Forza, ragazzi! A briglie sciolte! Muoviti, è un ordine! Se solo potessi cambiarlo con un cane a sei zampe! Scusatemi, signori. Requisisco il vostro veicolo per un'azione di polizia. Non posso credere ai miei occhi. E ora diamo una bella bussata. Fermi! State violando la legge! Ci saranno milioni in quei bei sacchettini. Io mi concederò una lunga vacanza con la mia parte del malloppo. Chissà dove potrei andare. Che ne diresti di un bel soggiorno in Gattabuia? Che il diavolo se la porti! Io me la squaglio! Ma capo! E noi che facciamo? Rivolgetevi ai sindacati! Aitawa, quel McClick non deve sfuggirci! Meglio battersela! Via! Andiamo! Il bestiame si sta disperdendo! Ecco a voi un assaggio di arti marziali stile rodeo! Salve, amico! Il vitello è impacchettato. Nessuno riuscirà mai a fermare la più veloce cavallerizza a nord e sud del Rio Grande! Forse questo furgone ha qualche cavallo in più. Back out, tesoro! Chiama le costole, amico! Noi due abbiamo ancora un conto da pareggiare, caro. Rimediamo subito. Forza, fagli vedere chi siamo! La prigione ti aspetta, cowboy! Dove sarà? Sono certo che è entrato in questo vicolo. Adesso vediamo. E a questo punto le nostre strade si dividono, sceriffo. Quell'arma è di proprietà della polizia! E se non ti spiace la prendo io. Ma dovete ancora acciuffarmi. Leo! A te questo onore, Laverne. Ti ringrazio, saggio. Non muoverti, sacco di pulci! Stavolta non hai scappo! Sceriffo Hux, speriamo di cuore che lei resti con noi a lungo, molto a lungo. Grazie, sindaco. Ma non posso proprio. Preferisco far parte di una squadra piuttosto che essere una stella solitaria. Insomma, desidererei riavere il mio vecchio posto, anche se dovessi occuparmi di scartofie per il resto della mia vita. Questo credo sia escluso. Leggi qua, ce l'hanno appena trasmesso. Un telegramma dal grande capo. A promettere a Hux qualunque cosa purché torni. Stop! Ci occorre un eroe come lei nella polizia. Stop! Come ai vecchi tempi, vero, socia? Ci puoi scommettere?